Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video commento del capitolo 1094 di One Piece. Tra l'altro molto molto inaspettato perché io almeno personalmente, ma penso quasi chiunque, avesse capito che questa settimana c'era pausa. Detto questo, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi e condividere questo video e gli altri video che troverete sul canale e il canale stesso con i vostri amici, in modo tale da far iscrivere anche loro, di lasciare un bel like se il video ovviamente vi sarà piaciuto, di farmi sapere la vostra qui sotto nei commenti che appena riesco appunto risponderò, di seguirmi sui vari social, link in descrizione, quindi per quanto riguarda Instagram dovrete contattarmi in privato, vedere meme, sondaggi, essere aggiornati quando escono i nuovi appuntamenti online su YouTube, e poi c'è la possibilità di scambio e compravendita di carte e figurine. E tra l'altro vi anticipo che ogni domenica ho deciso di voler fare delle prove, quindi pubblicherò dei video, degli shorts per vedere appunto un po' meglio questi shorts come funzionano per quanto riguarda le figurine, quindi qualcosa di semplice, easy almeno per iniziare, quindi ogni domenica uscirà un video shorts, quindi massimo un minuto, dove vi mostro figurine random di Lamikaze, carte da gioco ufficiali di Dragon Ball, One Piece, Naruto, Hunter x Hunter, Bleach, Cavaliere dello Zodiaco, insomma quello che mi gira, vi mostro perché ne ho parecchie. Volevo un po' incrementare anche questa situazione degli shorts. Poi potete ovviamente seguirmi anche su Twitch e TikTok, dove invece porteremo nuovi contenuti, e su TikTok in realtà ci sono già molti video dove mostro anche delle figurine, anche molto particolari, molto speciali, molto rare. Quindi, insomma, date un'occhiata anche agli altri canali. Ricordandovi la sezione abbonamenti attiva e che a 5 abbonati faremo la live maratona di 6-8 ore. Quindi, insomma, appena arriviamo a 5 abbonati, abbonatevi anche le soglie minime se volete, ovviamente non è un obbligo, però appunto per raggiungere questo obiettivo e quindi poi poter fare la maratona in live. Ma detto questo, parliamo del capitolo 1094, che è ovviamente è un saluto al Marine che tra l'altro perde la vita e la testa in questo capitolo, che è appunto un'esplosione al nostro cervello, perché succedono non solo tantissime cose, ma poi finalmente entra in campo Giant Gian Garcia Saturn, uno ufficialmente dei 5 Arsi di Saggezza. Entra in campo non solo in maniera prepotente, ma anche molto 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 predominante. Cioè, a un certo punto la scena ovviamente viene presa solo e soltanto da lui. E mi fa molto piacere aver letto questo capitolo, non solo perché, ripeto, era inaspettato, o almeno io avevo capito che non uscisse questa settimana, ma anche perché succedono tante cose. C'è comunque il continuo dello scontro ammiraglio contro Luffy, e vi lascio il video dove ne abbiamo parlato settimana scorsa, appunto, sull'analisi su come poteva finire questo eventuale scontro. Ma poi perché mi dà molto, molto ragione su tante cose, o per meglio dire, conferma alcune cose che vi ho detto. A, il ruolo predominante di Jewel Bonny, che in questo capitolo non solo è il soggetto che deve essere salvato dalla, diciamo, dalla squadra di salvataggio formata da Vegapunk, Atlas, Franky, ovviamente Sanji, il protagonista di One Piece, e il vice capitano della ciurma, che salutiamo. Ovviamente Sanji è spettacolare anche in questo capitolo, ed è fantastica la battuta, lo scambio di battute che c'è tra lui e lo scienziato, perché a un certo punto Sanji, che in realtà utilizza, è uno dei migliori utilizzatori dell'arche dell'osservazione di tutta l'opera, e quindi se la gioca con personaggi come Fujitora, come ovviamente Shanks, come ovviamente Katakuri, Luffy, eccetera. Però, insomma, lui non è che dice: ho percepito la Kill Kill, l'aura, ho percepito la presenza di Jewel Bonny. Ma lui praticamente dice che il suo radar cerca femmine, praticamente non ha mai fallito, il che è vero. E c'è questo scambio di battute con Vegapunk, che in quel momento, da scienziato professionale, dice: non è un radar basato su dati scientifici, però lo considero attendibile e quindi mi fido. Cioè, nel senso, è veramente spettacolare questo scambio di battute. E quindi non solo questo capitolo conferma ancora di più il ruolo predominante di Jewel Bonny, come appunto nel video che vi ho lasciato ne parlammo, e anche l'ultima scena di questo capitolo, dove lei è lei a colpire appunto Naso di Saggezza, così come fu lei paradossalmente a Alessa Badi a impedire all'epoca Zoro di colpire un drago celeste. Cioè, lo stesso personaggio, la stessa persona che all'epoca comprendeva l'ira ovviamente di Zoro, di Luffy, eccetera, ma comprendeva anche la pericolosità nel colpire in quel caso un drago celeste, e quindi impedì a Zoro, dicendogli di fingere ovviamente di morire, perché Zoro da solo non ci arriva a niente, quindi deve essere ovviamente un personaggio random a dirgli cosa fare. Comunque, vabbè, un saluto anche a Zoro.
In questo capitolo è effettivamente molto utile. E niente, praticamente è la stessa persona che però ora, per motivazioni soprattutto personali, non ci pensa due secondi in più a colpire niente poco di meno, non solo che un personaggio di un rango, di un drago celeste, in questo caso un asso di saggezza, e nel video che vi lascio parlammo un po' di, cercando di rispondere alla domanda chi è che governava a questo punto nel mondo di One Piece, considerando che c'era appunto Im, i draghi di gli assi di saggezza, i draghi celesti, Figarland con tutta la questione Garling, con tutta la questione dei cavalieri degli dei, insomma, eccetera eccetera, ma proprio perché è un asso di saggezza in combattimento, cioè che sta dimostrando in questo capitolo capacità combattive anche abbastanza elevate. Quindi lei non ci pensa due volte ed è lì a colpirlo. E poi Oda mi ha dato, diciamo, ragione sul fatto, su come io mi ero immaginato l'entrata di scena di un asso di saggezza. Ovviamente non potevo aspettarmi, anche perché io non ho fatto come molti creator a gara a ipotizzare poteri in base alle ombre che aveva visto Sabo, perché poteva essere tutto, poteva essere niente, anche perché quello era sicuramente una proiezione oscura dovuta anche molto al potere di Im, e su quello ci abbiamo fatto un video teoria su come potrebbe essere il potere di Im in relazione ai Gorosei e anche poi in relazione a un eventuale scontro finale con Luffy. Poi su Gorosei dissi appunto: lasciamo a Oda la parola, quando Oda ci mostrerà i poteri là poi potremo analizzare eccetera. Non mi misi molto a giocare né teorizzare, ma sul come entrava in scena sì, e infatti nelle live, nei video, anche nel video teoria su come potrebbe finire la saga, insomma, ne abbiamo parlato di come appunto diciamo, ovviamente un personaggio di questo calibro appena mette piede sull'isola cade praticamente una presenza oscura. Non solo tutti i personaggi principali percepiscono una presenza, c'è chi lo percepisce come presenza, c'è chi lo percepisce come Haki, ma c'è anche poi tutta la questione dell'oscurità, addirittura viene come se fosse evocato da un portale, come se fosse un demone, ed è in realtà tutto il registro del capitolo che guida un po' la lettura. Cioè questo è un capitolo molto oscuro, e quindi partendo dall'inizio, diciamo, abbiamo non solo le prime pagine dove appunto c'è il personaggio di Bonnie che è protagonista, perché è quella più braccata di tutti, non solo appunto i Marine la stanno cercando, ci sono addirittura due viceammiragli che vogliono la testa della supernova, ma in qualche modo c'è questo, dovete immaginarvi questa scena che sicuramente poi nell'anime sarà realizzato anche meglio. C'è un'isola comunque con tantissime persone, c'è 50 PX, tutta la ciurma di Luffy, Vega, i vari Vegapunk, Bonnie, eccetera, eccetera, più una quantità indecifrata di Marine, considerando che molti sono sulle navi, ma molti sono anche a terra, quindi su 33.000 Marine ci saranno almeno, voglio sperare, 10-15.000 Marine che stanno arrivando sulle coste, sono già attraccati, sono già sulla terraferma, quindi insomma una quantità enorme di persone, e all'improvviso l'intera città, che poi sarebbe l'intera città di un laboratorio, diventa teatro di scontri e teatro di morte. Cioè come se fosse appunto una città completamente e costantemente bombardata, perché ci sono 50 robot che fa psium, 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 psium. Poi c'è Bonnie che utilizza anche delle tecniche molto particolari, infatti la tecnica del near death experience, no? L'esperienza vicino alla morte, cioè è come se per un attimo le sue vittime subissero la percezione di essere morti e ritornare in vita. Quindi poi ci fa capire che questo potrebbe essere addirittura anche un risveglio del frutto di Bonnie, che non solo altera l'età, più anziani, più giovani, ma anche proprio l'età anagrafica, cioè quindi allunga la vita o accorcia la vita addirittura, quindi potrebbe donare o una finta percezione di immortalità, e si collega molto anche al potere di Trafalgar Law, o anche addirittura accorcia la vita talmente tanto che tu hai l'esperienza di essere vicino alla morte, oltre al fatto che appunto c'è devastazione ovunque, ci sono i laser di Kizaru che per colpire la gente giù, anche quando cerca di colpire Vegapunk, c'è il raggio di luce di laser che arriva fino a terra, i Pix a terra che colpiscono chiunque, i Marine che sparano, Jewel Bonnie che appunto si giostra un po' in queste situazioni, i vari viceammiragli, cioè c'è comunque una situazione molto tetra, molto oscura, molto di morte, anche molto chiaroscuro viene utilizzato in questo capitolo in particolare. Anche i Pix hanno delle tuniche nere, cioè insomma è molto appunto oscuro questo capitolo, anche
in contrapposizione, nel paradosso di vedere in alto nel frattempo lo scontro tra due portatori di luce, cioè Nika, il dio del sole, che appunto colpisce qualsiasi cosa come se irradiasse luce, e ovviamente Kizaru, che è il possessore del frutto Pika Pika, quindi la luce in persona. Quindi molta luce sopra, molta oscurità, molto un clima teso, tetro, giù di morti, di desolazione, di bombe, di esplosioni, cioè quindi molto interessante già questo dualismo, questa contrapposizione. E poi nel frattempo c'è la battuta Vegapunk con Sanji, insomma è tutto un po' a caso, perché comunque è One Piece, quindi le prime pagine sono molto interessanti. E abbiamo, diciamo, dalla nostra Luffy che riesce a tenere molto a bada l'ammiraglio, Zoro che tiene a bada Lucci, Jinbei e gli altri che stanno comunque portando a compimento le loro fasi del piano, Sanji che riesce addirittura a salvare Jewel Bonnie, a portarla via da lui riceve ammiragli e nel frattempo a motivarla, perché lui dice: io ho percepito, ho sentito che Orso Bartolomeo è tuo padre, cioè cerca di motivarla a dire: se adesso non riesci ad accettarlo perché hai 50 persone che assomigliano a tuo padre, 50 robot, proprio a dire, che assomigliano a tuo padre intorno, che cercano di colpirti, perché poi nel frattempo viene cambiato l'ordine visto che Jay Garcia entra in scena e quindi all'improvviso ribalta ovviamente tutto quello che i giocatori in campo. Però Sanji dice appunto: se non riesci a accettare, però per il momento, cioè, concretizziamo un attimo il fatto che se non ci muoviamo e ce ne scappiamo ci ammazzano. Quindi comunque Sanji, ma a parte gli scherzi, è comunque un grandissimo personaggio, perché anche in queste situazioni è il motivatore che tu vorresti al tuo fianco. Quindi salva Bonnie, quando invece poi Bonnie dovette salvare Zoro, quindi questo ci fa capire come l'autore predilige il personaggio di Sanji, ma è giusto anche così, perché è comunque un personaggio che va rispettato. E a parte gli scherzi, comunque, quindi c'è tutta questa situazione qua, se non fosse che a un certo punto cambio di scena di nuovo, e praticamente in un attimo, in pochissime pagine, c'è praticamente il ribaltamento delle parti. Perché? Perché c'è appunto quest'aura che viene percepita da chiunque, addirittura persino i Marine, che sono i diretti sottoposti del personaggio che sta entrando in scena, cioè i suoi alleati, temono, addirittura lo chiamano mostro, dice: ma cos'è? E quindi viene ufficializzato all'entrata in scena di Jay Garcia Saturno, il quale appunto viene detto che è entrato in scena sull'isola, è arrivato sull'isola, c'è questo portale con il numero 5, come se fosse anche un po' una S di Satana, perché si capisce che è un demone che come spunto si è teletrasportato dalla nave a lì, è come se fosse evocato, invocato. Tra l'altro lui stesso dice: la superficie da molto che non la vedevo, quindi ci fa capire che comunque gli astri sono isolati, non vivono, diciamo, nella quotidianità terrestre, la si può intendere da un punto di vista pratico, cioè vivono comunque su un castello, su un'isola, cioè su una montagna, quindi la superficie terrestre non la calpestano mai, sono sempre rinchiuse a Marigioa, oppure come un demone che esce dagli inferi e quindi vede la superficie terrestre, la terra, che non vede da molto, e quindi lui dice: ah, la superficie è da molto che non la vedevo. E quindi c'è questa addirittura questa esplosione di aura, di energia che va verso l'alto. Nel frattempo Kizaru cerca di colpire Vegapunk dall'alto verso il basso, quindi c'è la luce che scende e l'oscurità che sale, molto interessante anche questo. E poi c'è appunto, viene dato l'ordine che gli ufficiali di rango inferiore non hanno l'autorizzazione persino di vedere l'asso di saggezza, quindi questo ci fa capire, infatti tanto è vero che un marine semplice lo guarda e dice: ma cosa sta succedendo, potrebbe essere un mostro, piumine subito attraverso un'occhiata di Saturn trasformato, viene praticamente disintegrato, e questo ci fa capire che Haki, potere speciale, insomma veramente altra cosa su cui Oda mi ha dato ragione, sono molto felice, gli astri sanno combattere e sono anche molto 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 potenti. E se è vero che Luffy riesce quindi a dare un bel pugno a Kizaru, e ci fa capire che veramente è un bel pugno, quindi comunque Kizaru l'ha risentito, tanto è vero che lui stesso dice non va bene, perché ci fa vedere come comunque nonostante Kizaru si sarà difeso con l'Haki, nonostante sia orologia, il pugno ha attraversato la testa, quindi comunque tanta roba. Ma ovviamente in un attimo tutto cambia, perché Saturn trasformato in un demone, come se fosse un grande ragno, però con comunque le corna, non mi sono ancora andato a, diciamo, magari settimana prossima ci sarà una live con anche il tema, sia sul capitolo che sul tema scelto da Damiano che si è abbonato, quindi sul cane di Buggy. Ci sarà poi ovviamente qualche altro video, quindi comunque appuntamenti settimana prossima. Questo
è l'unico appuntamento di questa settimana, oltre domenica lo shorts e le varie domeniche successive. Però appunto, se riesco magari a informare meglio su quello che potrebbe essere il demone che rappresenta Saturn, però fatto sta che si mostra trasformato e si mostra potentissimo, cioè la sua stessa presenza è minacciosa, la sua stessa presenza è demoniaca e quindi molto interessante. Lui in un attimo, solo arrivando, cambia tutto, perché Rufy nel frattempo, per dare il colpo finale a Kizaru, che comunque secondo me non è neanche svenuto, quindi l'ammiraglio è ancora presente, perde le energie, tant'è vero che Franky dice: Rufy, pensaci tu, ma Rufy ormai è KO, quindi siamo senza capitano. Zoro comunque riesce a tenere a bada Lucci, ma Lucci e Kaku non hanno ancora dato il 100% delle loro capacità, quindi comunque Zoro, Jinbei e Sanji dovranno sicuramente tenere a bada anche i membri della CP0. Nel frattempo abbiamo appunto un Asso di Saggezza che è entrato in campo, più di 30.000 marine presenti, 9 viceammiragli e in un attimo 50 PX più addirittura. C'è anche il viceammiraglio che riesce a, col suo potere del frutto, a guidare i macchinari, insomma, a suo piacimento, e quindi insomma abbiamo anche 50 PX più sicuramente a questo punto di Serafini contro. Quindi da questo momento in poi, se la situazione fino al capitolo scorso Oda è molto altalenante, molto contrapposizione luce e oscurità, stiamo vincendo, stiamo perdendo, tutti contro Rufy, tutti con Rufy, cioè veramente luce contro luce, oscurità contro oscurità, insomma tanta roba, e sicuramente siamo ritornati in una situazione veramente disastrata, perché il piano di Vegapunk non sta funzionando appieno. Tra l'altro cadono, e quindi per colpa del raggio di Kizaru, quindi abbiamo praticamente Vegapunk, Franky, Bonnie, Sanji contro Saturn, Rufy e KO, 50 PX, Serafini, 30.000 marine, 9 viceammiragli, eccetera eccetera contro. Quindi insomma la situazione, ammiraglio più anche ovviamente i membri della CP0, quindi la situazione è veramente delicata, veramente disastrata. Però Bonnie, appunto, come dicevamo all'inizio video, non se ne frega. Vede comunque in Saturn fosse anche uno di quelli che ha dato l'ordine all'epoca a Vegapunk di in qualche modo fare degli esperimenti, che poi Vegapunk scelse Orso Bartolomeo, Orso Bartolomeo scelse di essere la cavia di Vegapunk per il rapporto che avevano. In più, gli Asi di Saggezza sono comunque coloro che schiavizzano, sono coloro che insieme ai Draghi Celesti hanno ottenuto il padre di Bonnie rendendolo schiavo. Quindi, tra una cosa e un'altra, Bonnie non ci pensa due volte e colpisce Saturn, che secondo me però nel prossimo capitolo vedremo non si è fatta assolutamente nulla. È molto simbolica la scena di Bonnie che lo colpisce, perché è utile in questo capitolo, ma secondo me nel prossimo capitolo vedremo appunto una Bonnie scombussolata, anche perché ha dovuto combattere, è dovuto comunque essere braccata da molti marine, Sentomaru si è dovuto sacrificare per lei, e poi c'è tutta la questione emotiva dove lei adesso non è lucida, e poi c'è tutta la questione poi di Saturn, che secondo me ci farà vedere anche solo un assaggio del suo potere e sarà devastante, appunto perché ripeto, Rufy non c'è, Zoro, Jinbei e Sanji devono comunque intrattenere anche Ammiraglio e CP0, Stassi è fuori combattimento per il momento, Bonnie non è lucida, quindi insomma la situazione per il momento è disastrata. Perciò vi ho lasciato il video, il link del video teoria su come potrebbe finire la saga, perché ancora adesso è come, cioè non c'è nulla che smentisce quella teoria, quindi vedetevelo, perché potrebbe essere comunque che la saga finirà come dicemmo all'epoca. Detto questo, quindi ne parleremo sicuramente in live. Capitolo fantastico, Saturn fantastico, tavole belle, la presentazione dell'astro spettacolare. Insomma, quindi veramente molto molto interessante. Fatemi sapere voi la vostra qui sotto nei commenti. Se ho dimenticato qualcosa, ne parleremo in live. E iscrivetevi, ovviamente condividete, lasciate like, fate quello che volete. Grazie come sempre per il supporto in tutti i modi. E ovviamente studiate, fate i bravi, ma soprattutto siate umani. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Vi rimando anche agli shorts, vi prego, facciamo questo esperimento. Vediamo un po' come funzionano gli short, se vanno meglio anche a livello di visualizzazione, eccetera, e poi porteremo nuovi contenuti. Quando a questo punto io volevo fare anche un video di confronto saga delle Sabaudi, saga di Egghead, ma come vedo ci sono altre cose da aggiornare, appunto quello che vi ho detto, la similitudine di Bonnie che impedì a Zoro di colpire il drago celeste, e adesso è Sanji che deve impedire a Bonnie di colpire un asso di saggezza. È un'altra contrapposizione che fino a qualche settimana fa, se vi avessi fatto uscire già il video, perciò sto aspettando, non avrei potuto inserire. Quindi a questo punto magari aspetto la fine della saga di Egghead per farlo. Ma appena riesco invece vi faccio il video con i pro contro e le mie considerazioni su live action. Recuperatevi ovviamente tutta la rubrica dei video commenti del live action appunto di One Piece su Netflix. E poi finiamo anche quel discorso là, perché abbiamo fatto anche la live, abbiamo fatto le recensioni dei vari episodi, quindi abbiamo finito anche là. Se riesco, settimana prossima vi porto anche quel video lì. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao.